Fa sempre bene vedere lo stesso problema fatto in più di un modo, ed è vero soprattutto con questi problemi sui rapporti, perché in generale possono essere fatti in modo molto 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 diversi e modi diversi fanno presa su persone diverse. Quindi ho appena fatto un video dove ho detto che il rapporto tra mele e arance all'inizio è 5 a 8. E togliamo 15 mele e il rapporto diventa 1 a 4. E poi la domanda a cui dobbiamo rispondere è quanti frutti in totale abbiamo dopo aver tolto le 15 mele? E l'abbiamo capito, abbiamo capito che si tratta di 50 frutti. Però vediamo se possiamo farlo in un altro modo. L'ultima volta l'ho tipo spiegato a parole, ho usato un sacco di parole, però vediamo se riusciamo a farlo un po' più algebricamente. Quindi, sia A uguale al numero di mele con cui partiamo. A è il mele sono le mele con cui partiamo. E sia O pari al numero di arance. Questo non cambia per tutta la durata del problema, le arance rimangono sempre quelle. Quindi stiamo partendo con A mele e O arance. Quindi a quanto è uguale il rapporto tra A e O? Allora, il rapporto, fammelo fare. La facciamo così, invece di cercare di adattare l'intero problema su questo piccolo pezzettino, facciamo che copio e incollo sulla parte inferiore dello schermo. Lo copio qui e poi passo qui sotto dove ho più spazio perché penso che avrò bisogno di un bel po' più di spazio di quella piccola area lì. Ok. Quindi ho solo copiato e incollato. Allora, ecco qua. Dicevamo, A è il numero di mele con cui iniziamo e O è il numero di arance, che rimane lo stesso. Perciò potremmo scrivere, fammelo fare in un colore che non ho ancora usato. Il bianco in realtà ancora non l'ho usato. Allora, possiamo dire che il rapporto tra mele e arance è pari a 5 a 8. Ok, ci dicono questo, che il numero di mele con cui cominciamo diviso per il numero di arance o il loro rapporto, devo essere un po' più dettagliato, è 5 a 8. E poi togliamo 15 mele. Quindi, se togliamo 15 mele, quante mele abbiamo dopo? Abbiamo A meno 15 mele. E ci dicono che il rapporto tra mele e arance diventa 1 a 4. Quindi, questo A meno 15 sulle arance è pari a 1 a 4. E vediamo se riusciamo a risolvere queste due equazioni, perché queste sono due equazioni, ho due equazioni e due incognite, no? Vediamo cosa possiamo fare qui. Magari era meglio non chiamare, c'è una ragione per cui O non viene mai usato in algebra, perché sembrano zero, però cercherò di starci attento. Allora, questa prima, fammi riscrivere qui le due equazioni che non fa mai male. Allora, il rapporto originale tra mele e arance è 5 a 8. Poi, quando togliamo 15 dalle mele, il nuovo rapporto tra mele meno 15 e arance è uguale a 1 a 4. E questo è solo un modo algebrico per affermare il nostro problema. Vediamo se riusciamo a risolverlo. Allora, qui se moltiplichiamo a incrocio entrambi i lati, otteniamo 8a uguale a 5o. Questo è 5o, non è un 50. Oppure se sottraiamo 5o da entrambi i lati, otteniamo 8a meno 5o è uguale a 0. E quindi questa è solo un'equazione lineare. E qui abbiamo un'altra equazione lineare. Ora, se moltiplichiamo l'incrocio, otteniamo 4a meno 60, ho preso il 4 e l'ho moltiplicato per a meno 15, è uguale a 1 per o. Potremmo scrivere semplicemente o, ma insomma questo è 1o, non è un 10, è un'arancia, un o. E se lo riorganizziamo, se sottraiamo l'1O da entrambe le parti, otteniamo 4A meno 1O meno 60 uguale 0. Oppure se sommiamo 60 su entrambi i lati, otteniamo 4A meno 1O uguale 60. Un'altra equazione lineare ha due incognite. E quindi qui potresti vedere che queste sono due equazioni lineari, quella della prima e quella della seconda. E ho due incognite, A e O. Magari l'avrei dovuto chiamare x e y per evitare che questa O sembrasse 1, 0, perché questo è uno 0 e quello è un O. Però, insomma, magari hai capito quello che sto dicendo. Allora, come lo possiamo risolvere? Quello che possiamo fare è moltiplicare una di queste per un fattore di comodo e poi sommarle o sottrarle per sbarazzarci di una delle due variabili. E quindi facciamolo. Moltiplichiamo, per esempio, questa qui per meno 2, in maniera tale che diventa meno 8a più 2o uguale meno 120. Ho solo moltiplicato questa equazione qui per meno 2. Se lo faccio e se sommo a questa equazione qui, questa che è 8a meno 5o uguale 0, che cosa ottengo? Allora,
Se sommiamo queste due equazioni, meno 8a più 8a, questo diventa 0. Più 2o meno 5o fa meno 3o. E meno 120 fa meno 120. Oppure, uguale a, divide entrambe le parti, questo lo puoi anche ignorare, divide entrambe per meno 3 e ottieni o uguale più 40. Quindi vediamo, le arance sono 40. E questo è sia prima che dopo, la O non cambia mai, no? O è sempre pari a 40. Quante sono le nostre mele, quindi? Potremmo andare su una qualsiasi delle due equazioni e sostituire. Magari andiamo su questa. Quindi abbiamo 8 per il nostro numero di mele, A, è pari a 5 per il numero di arance, ovvero 5 per 40. 8 per il numero di mele è pari a 200. E le mele, quindi A, sono pari a 200 su 8, che è come dire 100 su 4, che è come dire 25. Quindi, ricordati che cosa sono A e O. O è il numero di arance che abbiamo durante tutto il problema. A era il numero di mele con cui cominciavamo. Quindi questo è all'inizio, con cui cominciamo. Perciò puoi dire che cominciamo con 25 mele e 40 arance. O che cominciamo con 65 frutti. 40 arance più 25 mele. Poi, se togliamo 15 frutti, 65 frutti meno 15 frutti, ti ritrovi con 50 frutti, che è la stessa risposta che abbiamo ottenuto con l'altro modo. Però è bello vederlo fatto in due modi diversi. Se vuoi conoscere il numero di mele con cui finisci, abbiamo iniziato con 25 mele, se ne dovessi togliere 15, arriveresti a 10 mele. Quindi inizi con 25 mele, 40 arance, cioè 65 frutti, e finisci con 10 mele, 40 arance o 50 frutti. In entrambi i casi. Spero ti sia stato utile vederlo fatto in un altro modo.